Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice «dammi da bere», tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le disse Gesù: «Sono io che parlo con te». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo». Uscirono dalla città e andavano da lui. Molti samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e la donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». La scena è molto semplice. Gesù e una donna di Samaria accanto al pozzo che aveva scavato Giacobbe. La prima scena presenta Gesù come il passeggero assetato e bisognoso. Ha bisogno di bere, di soddisfare la sete. E presenta la donna di Samaria, come in grado di soddisfare la sete di Gesù, perché siccome ha uno strumento per attingere l'acqua, può togliere dal pozzo di Giacobbe tutta l'acqua di cui ha bisogno per bere e per dissetarsi. Quindi Gesù è bisognoso e la donna di Samaria è capace di rispondere a questo bisogno. A un certo punto del dialogo però sembra che le parti si invertano. Gesù dice alla donna: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». E vuol dire, per quello che riguarda l'acqua del pozzo di Giacobbe, Gesù è un assetato. Ma per quello che riguarda l'acqua che dona la vita, Gesù
è un donatore, è capace, è nella possibilità di donarlo. E la donna di Samaria, invece, è fondamentalmente una bisognosa. E glielo ricorda quella parola di Gesù quando dice: hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Non è un modo per umiliarla, è un modo perché questa donna prenda coscienza del bisogno di felicità che c'è in lei e che non è ancora stata in grado di compiere, di realizzare. Il fatto che abbia avuto 5 mariti, che sia passato da un marito all'altro e che quello con cui vive ora non sia suo marito, vuole dire che i suoi desideri non sono compiuti. È ancora alla ricerca di quella gioia e di quella vita che ogni uomo, per una strada o per l'altra, vuole in qualche modo raggiungere. E Gesù pretende di essere capace di rispondere a questo bisogno, non a quello dell'acqua e del pozzo, per quello la samaritana è autosufficiente, ma per rispondere al bisogno del cuore. E uno si chiede perché, da dove Gesù ha questa acqua viva? È la domanda che la samaritana gli pone. E la risposta di Gesù è fondamentalmente che quest'acqua viva non è altro che l'amore di Dio per noi. L'amore di Dio Padre per noi. Il nostro bisogno di gioia, di speranza, è compiuto quando riusciamo a riconoscere che in questo mondo, in mezzo a tutte le difficoltà o le incertezze che accompagnano la vita, c'è però un Padre che è sorgente di amore per noi e che precede con il suo amore la nostra vita e che accompagna con il suo amore i nostri alti e bassi di tutti i giorni e che ci attende con la pienezza del suo amore e della sua felicità. Riuscire a trovare questa relazione con Dio, con Dio riconosciuto come Padre, quindi con un Dio che è benevolo, che è ricco di amore, che vuole la vita dell'uomo, riuscire a costruire questa relazione con Dio è la via della nostra pienezza di gioia, della nostra felicità, del compimento di quel bisogno insaziabile che noi ci portiamo dentro. E Gesù è in grado di trasmettere questa esperienza perché lui per primo vive come figlio di Dio e vive come figlio di Dio in una fiducia senza riserve nei confronti di Dio Padre e in una obbedienza senza limiti nei confronti della sua volontà. Il che tradotto vuole dire che il cammino che Gesù insegna alla donna di Samaria è il cammino della fede e dell'amore. Se la donna di Samaria vuole soddisfare la sua sete di vita, non deve correre dietro a 50.000 oggetti diversi sperando che il nuovo oggetto sia in qualche modo sufficiente a soddisfare la sua fame e la sua sete. Deve invece la donna di Samaria aprire il cuore e lasciarsi amare da Dio, aprire il cuore e rispondere all'amore di Dio con la dedizione della sua vita, facendo della sua vita un cammino di crescita nella verità e nell'amore, nella bontà e nella pazienza, nel rapporto con gli altri e nel perdono e nella riconciliazione. Facendo questo, la donna di Samaria apre il cuore a ricevere il dono della speranza, così come possiede già fin d'ora il dono di una vita fisica. La sua vita fisica viene portata a compimento in una vita di amore e di dedizione. È un pochino il senso del cammino quaresimale che siamo chiamati a percorrere tutti, a ritrovare il bisogno che abbiamo dentro al cuore e a trovare in Gesù la risposta a questo bisogno. Non perché Gesù è magico, ma perché Gesù ci rimanda all'amore eterno, infinito di Dio nei confronti di ciascuno di noi.